Ciao e bentornato su Analyst. Oggi su Successioni e Volture 2018 ti mostrerò come importare un file P7M. Per chi non lo sapesse, un file P7M è un file certificato e con firma digitale fornito direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Per importare il file andiamo su File, Importa visura P7M. E andiamo a importare il nostro documento P7M. Perfetto! Come ci dice l'avviso a schermo, gli immobili presenti nel nostro P7M sono stati correttamente importati. Quindi andando nell'asse ereditario alla voce catasto terreni e fabbricati, li ritroveremo tutti quanti.